Buongiorno ragazzi e buon Capodanno a tutti! Oggi vediamo insieme che cos'è il New Year's Resolution e come possiamo applicarlo positivamente anche alla nostra vita. Soprattutto negli stati anglosassoni c'è questa lista che viene fatta a fine d'anno ed è una promessa che fai a te stesso nel risolvere qualche problema che non sei riuscito a risolvere durante l'anno precedente oppure nel smettere di fare qualcosa. Nel dettaglio, New Year's Resolution ha a che fare con moltissime cose, con una lista lunghissima di promesse che fai a te stesso. Potrebbe essere prometti di non mangiare più schifezze e di fare una dieta più sana e salutare. Potresti promettere a te stesso di andare in palestra e quindi migliorare il tuo aspetto fisico. Potresti voler promettere a te stesso di smettere di fumare e di bere, oppure di fare più viaggi, di essere più felice, di vivere una vita con meno stress, di andare a trovare i nonni più spesso. Ci sono insomma tantissime cose che puoi promettere a te stesso e fare una lista ti aiuterà sicuramente a cercare di raggiungere quasi tutti questi obiettivi. Quindi oggi vediamo insieme alcuni obiettivi che potrebbe essere molto interessante per te perseguire se sei un ragazzo giovane che deve scegliere che cosa fare nella vita futura. Uno degli obiettivi che potresti mettere in questa lista di New Year's Resolution è ad esempio fare uno stage all'estero, perché questo ti potrebbe aiutare moltissimo nella scelta dell'università che vuoi andare a fare nel futuro, oppure anche del lavoro che vuoi andare a fare nel futuro. Quindi nella carriera da perseguire. Un altro punto assolutamente importantissimo per questa lista è sicuramente viaggiare. Viaggiare apre la mente, ti aiuta a conoscere persone nuove, ti aiuta a scoprire te stesso e quindi viaggiare io lo inserirei assolutamente in questa lista. Potresti ad esempio inserire l'università che pensi di andare a fare nel futuro nella tua lista New Year's Resolution, come potresti inserire fare pace con qualche amico con la quale hai litigato, oppure essere più responsabile, aiutare i tuoi genitori, insomma ci sono tantissime cose. Ora quindi tocca a te, devi siederti, fare un bel respiro profondo, prendere in mano un pezzo di carta bianco, una penna e scrivere questa lista di cose positive per questo nuovo anno che verrà, per questo nuovo 2018. In bocca al lupo, buon anno e questo 2018 sarà fantastico, ne sono sicura. Ciao!